così. Scusa, fai luce che non vedo. Aspetta, che cazzo è quest'ombra? Che cazzo dici tu? Merda. Oh cazzo! Vado! Il telefono, dammi il telefono, via! Ciao ragazzi, qua è Omega. Benvenuti a Bomba, in questo nuovo video, soprattutto in questa tutt'altro che bella location, perché in realtà è tutto tranne che bella. Allora, questo è il secondo video di questo tipo che vi sto portando, perché dopo il video del cimitero ci avete chiesto in tantissimi, a me e Massimo che è qui con me, di andare da tantissime parti. Dillo che ci hanno detto nerd ovunque. Sì, infatti siamo vicino a un manicomio. Ma la cosa importante non è il manicomio, ma il bosco che gli sta a fianco. Infatti adesso vi spiegheremo tutto, perché il nostro cameraman che è qui con noi, ora vi spiegheremo un po' tutto, no? Siamo vicino a un manicomio, vicino a un bosco, e c'è anche una bella fitta nebbia, il che rende tutto un po' più tetro. Molto più brutto del solito. Allora, quindi oggi vi dirò cosa faremo. Io vi invito a lasciare ovviamente un bellissimo mi piace, iscrivervi al canale a Bomba, perché adesso il nostro amico verrà qui e vi spiegherà tutto quello che c'è da spiegare. Quindi scambierete un momento, perché loro sono le mie guardie del corpo. Perché in nebbia erotica. Noi, aspetta, io faccio tutto quello che mi dite, ma con questo che vado da solo, quindi io mi porto le guardie del corpo dietro, no? Allora, tutti, sono Enzo e sono l'altra guardia del corpo. Guarda quanto è cazzo, fai vedere il braccio quanto è enorme. No, è più grande il braccio della mia dici, testa. Ci vergogno, che fai? Lui non mi credeva. Mi sono messo e ho trovato un articolo. E tutto quello che gli ho detto è tutto vero. A quanto pare dicono che c'è un'anima che girovaga per il bosco. E che voi ci credete o no, abbiamo trovato una storia. Vi lasceremo il link in descrizione. C'è anche scritto qui nell'iPhone, come ben potete vedere. Vedere il sito. È morta in una casa e quindi la sua anima girovaga e spaventa le persone che arrivano. E non si sa cosa possa volere. In questa foresta fanno molte di altre cose. Siamo venuti qui sicuri che troveremo qualcosa. Appunto perché dalle nostre parti, dalle nostre zone ci si trova veramente di tutto e di più. Quindi siamo venuti qui sicuri che molto probabilmente troveremo qualcosa. Possa succedere qualcosa. Nell'articolo si parla anche di magia nera e rituali. E c'è anche il link in descrizione. Vi stiamo dicendo una cavolata, eh. Io invito tutti quanti. Infatti. Prima di vedere il video, stoppate. Andate a cercare il link e leggete l'articolo. Non stiamo dicendo niente di bugie, cioè stiamo dicendo tutta la verità. Fratello, ci dobbiamo unire e risolvere questo fratello, problema. Ci dobbiamo unire e facciamo cagare Omega nelle mutande. Esatto, controlliamo la qualità del video, ma come potete ben capire è tutto buio, non si cioè, vede è buio nulla. Pesto. Ok ragazzi, questo è l'ingresso. Siamo in un bosco, qui. Cioè fallo vedere. Questo è l'ingresso, con dei massi enormi. Ci tengo a dire una cosa, vieni qua. Tutto quello che stiamo per fare non è niente che abbiamo già programmato prima, ma stiamo andando all'avventura. Siamo dei pazzi, magari non lo saremo, non lo so, ma ci avete chiesto voi. Vi invito a dire nei commenti tutti i posti dove vorreste che noi andassimo. Tutti. Case abbandonate, città abbandonate, scuole abbandonate, dove vi pare e piace. Quindi avete scelto. Adesso quindi possiamo anche inoltrarci e cagarci in mano come sempre. No, fallo più piccolo. Oh Enzo. Lo so che fa paura. Sto riprendendo io se non si è capito. Ok. Ci sono dei problemi molto strani. Molto gravi. Molto strani. Praticamente abbiamo notato che la nebbia si sta facendo sempre più fitta. Che cazzo, guardate che nebbia c'è, fra. Cioè sembra tipo blu, guarda. Però vabbè, l'effetto della luce. Ah, poi sì, ma... Oh, guarda. Che cazzo è là in fondo? Di bianco? Oh, cazzo. Oddio, sarà un segnale. Sì, aspetta, si vede nella telecamera. No, raga. È così in mezzo al fascio, ci vede una cosa. Ci avviciniamoci. Andiamo a vedere. No, fra, ti hai capito male. Hai ripreso? Aspetta. Ci sono un sacco di rumori brutti, voglio. Ehi, ragazzi. Ok, allora. No. Perché siamo andati al cimitero e stavamo già cagati in mano. Il problema è che al cimitero c'erano le luci ogni tanto. Qui è buio pesto, abbiamo soltanto le nostre luci. E ciò che è bello è che si sentono dei rumori da là dietro, no? E mi fa parecchio. Mi dà parecchio da pensare. A mezzanotte e mezza, chi può essere a questo? Ehi, raga, nell'articolo letto prima c'è scritto chiaramente che dopo la mezzanotte inizia a succedere cose strane. Oh, cazzo. Porca. No, andiamocene. Che cazzo era? Che cazzo era? Oh. Mi piace sta era cosa. Era grosso, raga, potrebbe essere un cinghiale. Un cinghiale a quest'ora. Cazzo. Oh. No.
No, raga, state fermi. Oddio, cos'è questo in fondo? Siamo qui. Stiamo andando a vedere che cos'era quel cartello. Allora, ci sta un problema che... Diciamo, ora ci siamo appena addentrati nel bosco, dopo aver sentito i rumori, e vi dico soltanto che sono spaventato a morte, perché vi dico, io sono una persona che ha paura di tutto e non faccio queste cose, cioè ve lo garantisco, forse non traspare anche dalla fa... Cazzo. Ma che cazzo, batteria scarica? Dicevo, sfortunatamente è andata persa la batteria. Ehi, dillo bene il fatto. Non sappiamo cosa sia successo, noi siamo venuti qua con la batteria tutta carica. E questa è la prima cosa, vabbè, lasciamo stare. E che si mi è scaricato dal nulla. Dal nulla, all'improvviso. E la batteria era carica, l'avevo messa al 100%. Ragazzi, io ste cose non le capisco manco io, vabbè. Il bosco comunque si affaccia vicino a una strada che è dietro di noi, che dovrebbe essere, ora non si vede, si vede per terra, però dovrebbe essere in questa direzione dove sta questo cartello. Ma che cazzo? Ci avviciniamo al cartello perché ci sono delle cose strane. Tipo, c'è il nastro. Ma c'è scritto non entrare. C'è scritto non entrare. Prova a staccarlo, si stacca. No, no, non stacca. C'è una freccia dietro. No. Seguiamo in direzione. Io non mi fido di sta cosa. Fai che? E poi ci sta Omega che c'ha una paura cane. Allora, ragazzi, oh, adesso non ci interessa di questo cartello. Abbiamo deciso lo stesso di andare avanti, perché è una bellissima idea andare avanti. Dai, non devi aver paura, andiamo. No, no, non sì, me ne frega niente. Ma okay, come fai il forte Omega? Vediamo. No, no, ma che forte. Sei bagnato. No, no, ancora in piedi. Raga, per favore. Sto battendo l'ansia. Cazzo. Mi sta partendo l'ansia. Mi sta partendo l'ansia. Omega, respira. Respira. Keep calm. Io non ho portato molto l'acqua in realtà, ma da quando ho visto quella cosa mi sono terrorizzato. Cazzo è stato. Oh. Ma che era? Che ce ne dobbiamo andare e basta, perché questo video sta durando no, anche dobbiamo troppo. No, ma che dobbiamo risolvere, Fra? Ma stai scherzando? Perché? Ma non lasciatemi dietro, Magno. No, no, non lasciatemi qui dietro. Io sto cagato nelle mutande, siamo in un bosco disperso senza uscita, non sappiamo da dove si esce, né da dove si è. Oddio, ma sta quanto... Fai luce avanti che non vedo. Usa il flash, raga. No, vabbè, sono pigne che cadono da sì, sole. Sì, sono pigne, ma questi non sono alberi con le pigne. Come no? Guarda, cazzo di alberi su. In pratica c'era all'inizio una pista che poi hanno abbandonato. Una pista per fare motocross. Per un motivo per cui l'hanno abbandonato. Con le bici, non lo so. Con le bici. Chi è? Raga, dei passi. No, no, senti, è da dietro. Cazzo è quella cosa? Cazzo so quelle cose? Oh, una luce. Non sto scherzando. E cosa fa? Un pericoloso. No, raga, seriamente. Che cazzo sono queste cose? È illuminato tutto qua. Oddio, ma che è sta roba? Ho sentito uno dei rumori. Alberi senza pigne che cadono, vabbè, tutto... Tutto normale. E poi infine queste bellissime sedie, come se qualcuno si fosse riposato e se ne fosse andato. Niente di che, praticamente. Cioè, vabbè, questo è tutto. Ora possiamo andarcene, per favore? No. Io raga, siamo ritornati sulla strada. Da quando? Scusa, rientriamo dentro. Ragazzi, altro che film horror. Candidatemi all'Oscar, per favore. Ehi, raga, Che cazzo di... Ma che è una pietra quella? No, scusa, inquadra là, dammi la torcia. Oddio. Oddio. Non si vede, dobbiamo avvicinarci. No. Andiamo. Come posso... No. No, vedi se ti muovi. Aiuto. Uno stramaledetto ponte da horror paura, porca miseria. Sto cagato nelle mutande. Non si qualcuno vede il ponte. Faccia illumina, qualcosa, ora lo facciamo il vedere. Ponte. Illumina il ponte. Anche là, lì sotto. Lì dentro non si vede. Oddio, che era quella cosa? Quella cosa bianca? E mi sembra si che vede? Un simbolo di prima. Tipo il simbolo di prima. Raga, e torniamo sentito? Indietro. Non mi piace non mi piace questa situazione. Andiamo a vedere cosa c'è. No. Andiamo. E dobbiamo rimanere uniti, andiamo. Non se ne parla. Devo stare in mezzo. Io sto in mezzo. Cioè, è bello come rimbomba qui. Abbraccetto. Cos'era? Non lo so. Non c'è niente. Raga, che cazzo è? No, mi stai facendo. Ci stanno altri cartelli. Lasciamo. Là dobbiamo andare. Siamo nella strada giusta. E raga, mentre qua. Ci tengo a dire nel video che tutte le nostre le cose nostre. Siamo su una rampa, raga. Sembra come un campo magnetico, non so cosa. Ho in fondo una luce. Si è spenta. Ho appena finito di dirlo. È morto
il suo iPhone. Stiamo con un, il con mio un altro cellulare, telefono, guarda, telefono. Se non ci credete, guardate, prova ad accenderlo. Non si accende nemmeno, cioè sto prendendo anche i tasti. Ecco, guardate, dice proprio esattamente che serve un caricabatterie per poter continuare. Lui l'ha portato qui, era carico. Era carico, no, ragazzi. Mi ha preso il male a vedere con la striscia dietro di voi. Raga, io non so che cosa sta succedendo. Scusa. La luce fa i capricci. Il telefono. Illumina. Ma fatemi scendere. Oh, guarda. Oh, merda. Cosa? Oh, merda. Oh, raga. Oh. A cazzo. Oh, oh. Cazzo. È una ciabatta. Cosa? Oh, era una ciabatta. No, no, no. Raga, l'hai messa tu, fratello. L'hai messa tu. Oh, oh, merda. Oh, oh. Oddio. Guardate. Mettete a confronto una scarpa. Vabbè, si vede chiaramente che è di un bambino. Cioè, questo è il mio piede, quello, ragazzi, è quello di Enzo. E si vede chiaramente che è di un bambino. Oddio, appena abbiamo visto la ciabatta, per sentire un rumore, ce ne siamo scappati. No, non è normale sta cosa. Non è normale. Ah, prima io non l'ho vista, però. Ma manco io, sono finito qui sull'iPhone. Eh sì, ma non l'ho vista manco io. Raga, sono salito. Io ero salito per un attimo, non l'ho vista, non ci stava. Raga, qua non stiamo più parlando di fare video, qua stiamo parlando che ci sta prendendo il male, veramente. Ok. Ma a parte tutto, il fatto del video, qua è serio il fatto. Perché? Perché? Ma tu sei sempre... Ma tu lo vedi come è pallido, non gli viene più niente. Ma tu stai vedendo le cose che stanno succedendo? No, fra, ti prego, non mi mettere ansia addosso. La torcia è impazzita, cazzo. Perché non funziona, oh? Vabbè, basta. Raga, che vi devo dire? Raga. Tutta puttana è andato. Raga, voi torcia non va, telefoni non vanno. Allora, ragazzi, stiamo tornando indietro. Sì, io sto dietro, ovviamente, no? Mi sembra ovvio. Cioè, devo rimanere io dietro per l'ultimo. Grande idea. Ma andate avanti. Quindi non cadono da sole così. Certo che cadono da sola. Ah, abbiamo... non so se è più bello andare avanti o dietro. Cioè, bisogna capire, no? Se vai avanti cadono le cose. E... Oh! Mado, che spiace. Non è possibile. Stabbero di me. Si sta muovendo, gli è preso il male. Cioè, non so se è meglio andare avanti o dietro, in ogni caso, avanti o dietro, succede, cioè, vedi cose, succedono cose, vabbè, dai, lasciamo stare. Vado, preoccupare, sto io qua pure. Oh, porco di quel maledetto, chi ha fatto sto ponte quando non aveva che fare? Pure. Non dico che ce ne dobbiamo andare, ma almeno capiamo che cazzo succede. Così. Scusa, fai luce che non vedo. Aspetta, che cazzo è questo? Che cazzo dici, dove? Merda. Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, la telefono, dammi il telefono, via!